Bene, siamo a questo secondo incontro sul Catechismo della Chiesa Cattolica e oggi abbiamo una affermazione del primo capitolo veramente molto bella e molto importante, e cioè l'uomo è capace di Dio, l'uomo è capace di entrare in una relazione con Dio. Il primo titoletto, diciamo, dice il desiderio di Dio, cioè Dio ha posto nel cuore degli uomini un desiderio di sé, un desiderio d'assoluto, un desiderio di bellezza, un desiderio di bene, un desiderio di cose importanti. Ecco, questo desiderio che porta l'uomo a ricercare, che porta l'uomo a farsi domande, che porta l'uomo ad osservare, a guardare, eccetera, eccetera, per tanti versi è un po' anche questo desiderio di grandezza che ci dice che l'uomo è fatto un pochettino di più di un piatto di pasta asciutta, come, o di di cose minimali, no? Purtroppo a volte, ahimè, ci accontentiamo o comunque in una qualche maniera ci mandiamo bene qualche cosa che forse è un po' troppo poco rispetto a quello che il nostro cuore desidera. E allora questo desiderio di Dio che è nel cuore dell'uomo, ci dice il numero 27 del primo capitolo del Catechismo della Chiesa Cattolica, è il desiderio appunto innato che ha ogni uomo, ogni cultura, ogni società di ogni tempo, in fondo atteso verso l'alto, ha cercato qualche cosa di bello, qualche cosa di importante. Bene, questa ricerca noi la possiamo definire ricerca di Dio. Il numero 28 dice Dio, anzi l'uomo, esprime la ricerca di Dio in molti modi. E qui si ferma un attimino ai modi religiosi, no? Tutte le religioni che vediamo sulla faccia della terra sono la tensione dell'uomo verso l'assoluto, la tensione dell'uomo verso Dio. Da sempre l'uomo appunto lo riconosciamo come un essere religioso. Ma ancora di più, questo uomo che può creare dinamiche di tipo religioso, anzi che ha creato dinamiche di tipo religioso, è un uomo che può assolutizzare, fatto per l'assoluto, può assolutizzare ciò che assoluto non è. Si chiama paganesimo, si chiama idolatria. E quello anche è il segno appunto che l'uomo è fatto per Dio. Questo intimo legame tra l'uomo e Dio può essere dimenticato, spezzato, rifiutato. Questo intimo legame tra l'uomo e Dio può essere in qualche modo mal indirizzato, tanto che l'uomo, dirà la scrittura, che è un essere religioso, indirizzando nella direzione, all'oggetto sbagliato la propria ricerca, può fare quello che di fatto è stato fatto nei secoli, cioè chiamare Dio la creatura. Quanti di noi, no, chiamano Dio, non so, i propri soldi, chiamano Dio magari i propri desideri, chiamano Dio forse il lavoro, chiamano Dio la macchina, chiamano Dio la magica Roma, chiamano Dio i personaggi importanti, chiamano Dio la propria affettività. Pensano, magari non lo esplicitano, non è che dicono questo è il mio Dio, ma vivono come se fosse questo, appunto i propri progetti, il mio progetto diventa il mio Dio. Questo però continua ad essere un segno che l'uomo è un essere fatto per l'assolutizzazione, fatto per l'assoluto. Quindi a volte ci lasciamo in qualche modo ingannare dal relativo, cioè dalle cose, dalle cose create, dando loro un valore assoluto. Ora dire anche questo però ci dice qualche cosa di importante sull'uomo. L'uomo cerca Dio. Signore, ci hai fatto per te, dice Agostino, il cuore nostro è inquieto finché non riposa in te. Ma finché non riposa in te, rimaniamo in questa insoddisfazione, in questa forse promessa che le cose ci fanno di felicità, che le ideologie magari nel tempo, eccetera, ci hanno fatto di felicità, ma non nella loro realizzazione.
E allora una domanda che diventa veramente importante per ciascuno di noi è questa: a cosa vogliamo affidare la nostra vita? All'assoluto o al relativo, a qualche cosa che oggi c'è e domani probabilmente non c'è? Perché? Perché il relativo ha una caratteristica, cioè ci fa rifiutare il vero Dio, facendoci accontentare della creatura. Questa è a volte la sola più grande. Molti dicono: io sono ateo. No, l'ateo non esiste. L'ateo non esiste. L'ateismo è una menzogna. L'uomo è semplicemente pagano, è semplicemente uno che passa dal creatore alla creatura. E allora, Signore, c'è fatto per te, e allora lascia che ciascuno di noi approdi a te. Ciao!